Nella stagione 91-92 furono 21.934, ma quella era la stagione dei record per il Bari, soprattutto negli acquisti. Arrivarono David Platt e Zvonimir Boban, tanto per citare solo due dei campioni che fecero schizzare alle stelle il numero degli abbonati biancorossi. Con la promozione in Serie A, il Bari si aspetta molto da questa campagna abbonamenti che prenderà il via martedì 16 giugno. Certo non si potrà pretendere di eguagliare o superare il mitico 91, ma è lecito porsi l'obiettivo più realistico di superare abbondantemente i numeri dell'ultima stagione in Serie A, quella del 2000-2001, nella quale si registrarono 8.047 fedelissimi. L'impianto dell'offerta, con le formule rinnovo, ridotto, baby e corporate per le aziende, resta immutato rispetto all'anno scorso, anche se nei prezzi c'è ovviamente un ritocco dettato dalla promozione in Serie A. In curva, per esempio, si passa dai 130 euro della stagione 2008-2009 ai 220 euro della prossima. Tuttavia, i prezzi scelti dal Bari risultano più bassi di quelli praticati dalle società meridionali di Serie A nella passata stagione. Per una curva, i tifosi baresi spenderanno meno di quelli di Catania e Reggio Calabria e quanto quelli di Lecce e Napoli. Ma andiamo nel dettaglio. Per la tribuna est si spenderanno 360 euro, 320 per chi rinnova e 260 nella versione ridotta. Per una tribuna ovest 500 euro, 50 in meno per chi rinnova. Chi sceglierà la tribuna d'onore pagherà 700 euro, 650 per chi rinnova. Una stagione impoltronissima, poi costa 1000 euro, 900 per chi farà il rinnovo. Intelligente la scelta del baby. Con soli 10 euro un adulto può portare con sé un bimbo fino a 5 anni che avrà un posto a sedere per tutta la stagione. Messaggio per chi è già abbonato. Il diritto di prelazione per il rinnovo dell'abbonamento al 20% in meno potrà essere esercitato fino al 24 giugno. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso i Bari Point, la servizi sportivi e anche attraverso internet.